A Palermo una volta c'erano i Florio, una dinastia di capitani d'industria titolari di un patrimonio immenso, una storia economica complessa. Da quasi 150 anni che si intreccia con la nascita dell'Italia. Si affermano in Sicilia i viceré, si afferma in Sicilia una nuova capitale europea, Palermo, la Palermo dei Florio. In quella Palermo che negli ultimi anni del 1700 è un avamposto marittimo dello Stato borbonico. La Sicilia è lontana dagli altri stati europei ed è sul mare. E sul mare c'è una sola potenza dominatrice, l'Inghilterra. Le truppe inglesi la proteggono e anche Re Ferdinando, cacciato dai francesi, si trasferisce con la intera corte. È questo il contesto in cui Paolo Florio, partito anche lui dalla Calabria in conseguenza del terribile terremoto del 1783, arriva a Palermo. In via dei Materassai, nel cuore della città, apre una bottega di spezie, droghe e generi coloniali, l'aromateria. Sono merci preziose e le circostanze sono favorevoli. Sull'isola, oltre alla presenza della corte reale, accompagnata da numeroso seguito, ci sono anche molti mercanti e imprenditori inglesi che producono una discreta circolazione di denaro. E gli affari vanno a gonfie vele. Nei primi anni del 1800 a Palermo non esiste una drogheria paragonabile a quella di Florio quanto a varietà di merci trattate. 30 maggio 1807, Paolo Florio muore, lasciando erede universale suo figlio Vincenzo, che però ha solo 8 anni. E dalla Calabria viene chiamato il cognato Ignazio per la conduzione delle attività, che dal 1808 porta alla ragione sociale Ignazio e Vincenzo Florio. Nel 1828 muore anche Ignazio e Vincenzo, che ormai ha 29 anni, assume la guida degli affari. La società Ignazio e Vincenzo Florio comincia a ricevere carichi navali interamente destinati a lei. E Vincenzo Florio è ormai un ricco mercante che tratta di tutto, spezie, stoffe, rame e altro ancora. Il suo capitale gli consente di ampliare il giro d'affari e di approfittare delle immense ricchezze che la Sicilia gli mette a disposizione.
Suo figlio Ignazio è ormai uno dei maggiori rappresentanti della borghesia italiana, ma non riesce a resistere al fascino dell'aristocrazia.
Ma nonostante la consistente presenza finanziaria, Ignazio Florio deve fare i conti con la politica economica del nuovo Stato unitario. Il vecchio mondo borbonico, con le sue tradizioni e consuetudini, da circa 30 anni aveva lasciato il posto a nuovi uomini e a nuove culture. E sulle rovine dell'antico regime si impone ora uno Stato unitario e centralista, relativamente moderno, ma culturalmente distante dal sud Italia. Sono anni di incertezze e di tensioni sociali che si riflettono anche negli affari. Gli anni 90 si aprono infatti all'insegna di una crisi pesantissima per la principale delle attività dei Florio, quella armatoriale. Il governo decide di rivedere e di decurtare le convenzioni con la Navigazione Generale Italiana e l'intero compartimento marittimo di Palermo, che già da tempo cede quote commerciali a favore di Napoli e soprattutto di Genova, rischia di chiudere. Navi e piroscafi sono vecchi e necessitano di costose manutenzioni. Le ispezioni e le indagini tecniche si susseguono in tutti i porti. Migliaia di palermitani sono coinvolti e per la prima volta la politica dei Florio viene messa in discussione. Ignazio reagisce. Consapevole della marginalità geografica e politica della Sicilia, nel 1896 dà il via alla costruzione dei nuovi cantieri navali di Palermo, ponendo l'industria navale siciliana tra quelle nazionali. È un'opera gigantesca, grazie alla quale le convenzioni con lo Stato sono rinnovate, anche se le condizioni sono sempre meno vantaggiose. Ma il cantiere navale di Palermo non è la sola iniziativa che compie per cercare di salvare il suo polo industriale. I suoi interessi sono anche in parte quelli della sua terra e Ignazio deve fronteggiare la crisi cronica di sovrapproduzione dello zolfo. Lo fa impegnandosi, assieme agli inglesi, ad acquistare per 5 anni l'intera produzione siciliana.
esistere la Targa Florio, una delle più antiche corse del mondo. Queste immagini si riferiscono alla prima edizione, svoltasi nel 1906 sul famoso circuito delle Madonie. Io quella corsa l'ho vinta, con certamente delle difficoltà, però ho dato un'ora di distacco fra me e il secondo arrivato. Si chiama Alessandro Cagno, ha 86 anni e vive a Torino. La corsa di cui ha parlato è la Targa Florio, la più antica corsa del mondo. La prima, quella che ha vinto Cagno, si è svolta nel 1906, 63 anni fa. Lui ne aveva 23. Franca partorisce il 20 aprile 1909. È una bambina, si chiama Giulia. Ancora una volta le aspettative di Ignazio, che desidera un erede maschio, non sono state appagate.
24 maggio 1915, l'Italia entra in guerra. Una guerra che per la prima volta nella storia assume contorni mondiali. Alla fine del conflitto, Palermo non è più la stessa. Ignazio e Franca tentano di tornare alla normalità, ma nonostante le loro ancora innumerevoli aziende, i Florio non sono più un gruppo finanziario di potere come lo erano all'inizio del secolo. È il nord del paese adesso a dettare le strategie per lo sviluppo industriale dell'Italia. Sono gli anni ruggenti dove duellano i grandi marchi. Peugeot, Mercedes, Maserati, Alfa Romeo, Bugatti. Vincere la targa Florio significa avere la macchina più solida al mondo. I tecnici che accompagnano le squadre e che lavorano ai box sono il non plus ultra della meccanica moderna. Le Bugatti ostentano l'egemonia assoluta per 5 anni consecutivi, dal 25 al 29, anche perché impiegano per la corsa grandi campioni e una campionessa. Ma sarà un suo contemporaneo a far impazzire gli spettatori con le sue prodezze da supereroe. Un campione che diventerà mito. Tazio Nuvolari. E la leggenda inizia quando, con le sue prestazioni da maestro, Nuvolari si impadronisce del fervore popolare. La rivalità tra lui e Varzi è così grande che ogni volta che entrambi sono nella stessa scuderia, Varzi decide di andarsene. La Sicilia cambia, il mondo cambia. E il pubblico? Il pubblico sarà sempre lì, alla targa. E anche lui, Vincenzo Florio, come sempre in prima linea. I debiti continuano ad aumentare e Ignazio deve vendere aziende e possedimenti che si trasformano in denaro contante per i creditori e per le ipoteche. La sua vita era cambiata radicalmente e anche molto simultaneamente, diciamo, perché in pochissimi anni cominciò il crollo nel 20, 21, 22, e in pochi anni da un'immensa fortuna, ma non direi una fortuna, tutto quello che avevano creato dal niente veramente in Sicilia, in un momento, in pochissimo tempo, scomparve. I lussuosi Panfili cambiano nome. La villa dell'Olivuzza anche. Era uno dei luoghi più affascinanti di Palermo. Dalla liquidazione dei loro beni, i Florio riescono a salvare solamente la villa dell'Arenella, la residenza di Vincenzo e di sua moglie Lucie. L'aveva acquistata il nonno nel 1829 e ancora oggi ha un grande valore storico. È stata la prima delle committenze architettoniche di Casa Florio. Qui è conservata la memoria di 3 generazioni. L'armadio di Via dei Materassai, dove si conservavano le preziose spezie che fecero la fortuna del casato,
e poi piccoli oggetti, mobili, ricordi, arredi. Qui amavano trascorrere le giornate di riposo lo zar Nicola I e la moglie Alessandra, la zarina, che rimase colpita dalla sala in fondo al corridoio, tanto da farne costruire una identica a San Pietroburgo, chiamandola Sala Arenella. Donna Costanza, Vincenzo Florio per quei tempi era davvero un precursore del periodo, degli anni. Lui usava il marketing, promuoveva quello di cui siamo capaci di produrre noi siciliani. Per quegli anni fare marketing era... Non solo zio Vincenzo, ma la famiglia Florio aveva una mente molto più avanti di quello che erano il periodo, veramente impensabile per quel periodo. Oggi tutto ci sembra normale. Sia zio Vincenzo che mio nonno avevano alle spalle una grandissima donna che li ha supportati in maniera eccezionale. E in ogni evento sportivo mia nonna era sempre presente, così come tutte le cose che loro hanno fatto.